troviamo in piazza Dante Alighieri a Fiorenzuola di Focara, nel cuore del Parco San Bartolo di Pesaro, perché la lista Rinasci Marche è indetta una conferenza stampa sul tema della Salviamo la plastica in mare. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa conferenza stampa. Apriamo questo speciale ovviamente parlando di questa nuova conferenza stampa indetta appunto dal partito. Ovviamente di che cosa si occupa? Ma oggi noi qui a Fiorenzuola, un luogo suggestivo tra i più importanti, più belli devo dire d'Italia, questo borgo che poi questo affaccio sul mare Adriatico, lanciamo questa proposta da questa zona collinare, sembrerà strano, una proposta per salvare il mare, perché qui il mare si vede e vediamo le coltivazioni intensive di mitilicoltura. Non siamo contro le coltivazioni e gli allevamenti, però c'è un problema che riguarda l'uso eccessivo, incredibile, della plastica che va a finire a mare e rimane là. C'è uno studio scientifico che ha stabilito che ogni settimana 5 grammi di plastica, di microplastiche, ingeriamo perché sono andate a contaminare la catena alimentare. Ecco, noi dobbiamo salvaguardare la nostra salute e la salute dei nostri figli, quindi dobbiamo eliminare questa plastica attraverso l'introduzione di nuovi materiali che non sono inquinanti. E con la lista Rinasci Marche, dove c'è una forte presenza dei Verdi, lanciamo questo progetto, questa proposta al Parlamento per salvare il mare dalla plastica e salvare conseguentemente la salute e la catena alimentare di tutti noi. Si possono già annunciare quali saranno questi materiali appunto per non inquinare? Ma ci sono tanti studi, tanti polimeri, ecco, basta che c'è una volontà politica a partire dall'Unione Europea. Adesso l'Unione Europea ha già avviato una direttiva che mette al bando la plastica e si tratterebbe anche di diciamo anticipare queste direttive. Il governo italiano è un po' lento in questa direzione, però con l'accordo con le attività produttive, a partire ad esempio dei pescatori, si potrebbe fare un grande lavoro. Pensiamo a tutte le reti di plastica che vengono perse, non solo andando nei fondali, inquinano, ma a volte quelle reti determinano un danno, pensiamo ai cetacei e tante altre questioni. Se c'è una volontà politica insieme a una grande alleanza con le attività produttive, possiamo salvare il nostro mare, che significa anche salvare le attività produttive, perché quando si danneggia il mare si danneggia anche la fauna ittica e quindi conseguentemente quelle attività. Che cos'è l'Italia? L'Italia è un sistema veramente complesso, ma a volte è estremamente semplice. È un paese che ha una grande storia, grandi tradizioni. Un tema molto importante, si è parlato qui durante una conferenza stampa a Fiorenzuola del partito, ovviamente quanto è importante anche alla luce, diciamo, delle prossime elezioni questa tematica? La tematica è molto importante e soprattutto è assolutamente affrontabile dal punto di vista ambientale ed impresa. Mi spiego, grazie ai finanziamenti europei noi possiamo creare un'impresa che sia anche dal punto di vista ambientale virtuosa. Durante i miei incontri ho lasciato parecchi fascicoli in cui mostro diversi progetti che sono stati finanziati dall'Unione Europea dal 2011 al 2018 nelle varie tematiche, e rientrano anche dei progetti che riguardano l'inquinamento marittimo, e quindi bisogna studiare, bisogna capire e bisogna sapere che una criticità che è quella ambientale può diventare anche una risorsa economica grazie ai fondi europei se fatta con criterio e con metodo. Qual è l'appello che vuole rivolgere a tutti i telespettatori a proposito delle imminenti, possiamo dire così, elezioni? Se volete darci fiducia, noi siamo una lista che è attenta all'Europa, è attenta all'ambiente e affronta queste due tematiche in modo pragmatico, serio, studiando e approfondendo. L'abbiamo dimostrato nella nostra vita prima delle elezioni, l'abbiamo dimostrato durante le elezioni e speriamo di dimostrarlo anche dopo grazie alla vostra fiducia. Da studi recenti abbiamo visto che mangiamo 5 grammi di plastica alla settimana. Abbiamo fatto degli studi dove i nostri pesci dell'Adriatico praticamente sono pieni di plastica. Bisogna invertire la rotta. Il tema Liberiamo la plastica dal mare, cosa si deve fare appunto per migliorare questa tematica?
La plastica è entrata nella nostra catena alimentare. Voglio ricordare a chi ci ascolta che noi ingeriamo 5 grammi di plastica alla settimana, quindi dobbiamo invertire questa tendenza e lo dobbiamo fare con delle buone pratiche. Siamo qui a presentare un progetto pilota perché vorremmo che il parco potesse realizzare un marchio di qualità per censire questi allevamenti di mitili che sono qui al largo di Fiorenzuola di Focara per utilizzare loro delle calze di plastica biodegradabili e non quelle di plastica come abbiamo visto sul tavolo oggi, che sono quelle che poi si riversano sulle spiagge e che troviamo in mare. Voglio ricordare che già siamo una regione virtuosa perché siamo stati una delle prime ad approvare una legge regionale plastic free, ma dobbiamo fare molto di più, come dotare ad esempio il porto di Fano, il porto di Pesaro con delle piattaforme per il recupero dei rifiuti delle marinerie e anche utilizzare un servizio per i diportisti che non hanno dove mettere i rifiuti, quindi bisogna fare un servizio a bordo per i diportisti, un servizio di garbage, perché voglio ricordare c'è una normativa ancora dormiente al Senato per quanto riguarda Salva il Mare, cioè chi trova nel mare della plastica o altri rifiuti li deve trattare come dei rifiuti speciali con dei costi enormi e quindi non può conferirli normalmente come fa ogni cittadino quando arriva a terra. Questo è gravissimo, dobbiamo invertire la rotta e dare la possibilità anche ai diportisti, anche alle marinerie di poter riciclare, recuperare e fare il giusto uso dei rifiuti e soprattutto della plastica che è diventato un problema. Voglio ricordare che mangiamo 5 grammi di plastica alla settimana come una carta di credito o una carta bancomat. Questo non può essere, noi non siamo abituati a digerire la plastica, non possiamo digerire la plastica, ma dobbiamo quindi riutilizzarla e semmai, come in questo caso al Parco San Bartolo, utilizzare delle reti biodegradabili e quindi dei prodotti biodegradabili a posto della plastica. Se eravamo andati insieme, vedendo i risultati, vedendo i voti che avevamo preso, sicuramente avremmo visto una rappresentanza anche marchigiana in seno all'Europarlamento, saremmo riusciti ad eleggere e ad avere una rappresentanza importante per la nostra regione ed importante per l'intera nostra società nazionale. Dunque la lista Rinasci Marche vige su dei temi fondamentali, soprattutto quelli ambientalisti, e soprattutto oggi si è tenuta una conferenza stampa su Liberiamo il mare dalla plastica, diciamo questa è una tematica che voi sostenete appieno. Noi sosteniamo fortemente, siamo l'unica lista nel panorama politico marchigiano ad aver parlato chiaramente di questi temi, ma non solo, abbiamo fatto anche qualcosa di concreto, perché io come candidato di Ancona, Gianluca Carrabs come candidato di Pesaro Urbino, siamo andati sulle nostre spiagge marchigiane a raccogliere chili e chili, centinaia di chili in pochi metri quadrati di plastiche e microplastiche. Qualche cosa di veramente allucinante, l'abbiamo visto in maniera importante presenti sul nostro tavolo qui oggi mentre facciamo la conferenza stampa, ma è soltanto una minima parte, infinitesimale di tutto quello che abbiamo raccolto davvero in pochi metri quadrati. Ecco, tutto questo come va ad incidere nella nostra vita quotidiana? Innanzitutto va ad impattare negativamente sul nostro turismo. Il turismo marchigiano, che abbiamo visto anche in questa stagione estiva come è stato importante per dare una prima risposta economica in termini di posti di lavoro alla pandemia che abbiamo vissuto appena qualche mese fa, ecco, il turismo ovviamente risente positivamente di un ambiente curato e tutelato, lo vediamo qui nel Parco del San Bartolo oggi. In secondo luogo, noi tutte quelle plastiche ce le mangiamo, finiscono nella nostra pancia. Perché? Perché ovviamente quelle plastiche finiscono in mare, vengono mangiate dai pesci, alcune le nanoplastiche vengono assorbite dalle radici delle piante, nelle verdure, nel pesce e in tutto il resto che compriamo nelle nostre botteghe, nei nostri negozi, nei mercati e nei supermercati. Ecco, tutto questo ha un impatto molto negativo sulla nostra salute. È fondamentale il 20 e 21 settembre sostenere Rinasci Marche, perché davvero ci vuole veramente poco ad invertire la tendenza, anche questo abbiamo visto come durante la pandemia
nei 2 mesi e mezzo che siamo stati a casa, come l'ambiente abbia risentito già positivamente di alcune attenzioni particolari. Non diciamo ovviamente che dobbiamo abbandonare tutto e chiuderci dentro casa, ma diciamo come magari con piccole attenzioni quotidiane nell'arco di un anno il nostro ambiente potrà essere migliorato tantissimo. Partiamo perciò, Rinasci Marche è un tentativo, io penso molto coraggioso, perché abbiamo fatto delle scelte per chi non aveva in lista. Dunque, la lista è rappresentata da una nuova classe appunto civica con dei valori. Sì, beh, diciamo, noi abbiamo fatto una scelta di campo perché noi abbiamo molti amministratori che hanno migliaia e migliaia di preferenze, perciò ovviamente diciamo molti ci hanno chiesto di fare la lista insieme. Noi abbiamo fatto una scelta molto secca, appunto con questa lista Rinasci Marche, una lista appunto ambientalista verde, perché non puntiamo solo a un bel successo della prossima campagna elettorale qui a settembre, ma perché pensiamo abbiamo un progetto nazionale. Io penso che anche l'Italia, con tutto quello che sta succedendo nel mondo, ovviamente parlo del coronavirus ma non solo, dell'inquinamento e altro, in tutto il mondo ormai l'area ambientalista è l'area che sta progredendo in maniera forte, perciò noi facciamo una scelta oggi complessa perché ci rendiamo conto, anche se siamo in grande crisi, io dicevo prima che io sono ancora direttore regionale, perciò conosco bene quello che sta succedendo a San Benedetto, quello che succede a Macerata o a Comunanza. Noi sappiamo che abbiamo candidati che stanno sempre più credibili proprio perché parliamo di contenuti, e perciò da questo punto di vista è una scelta che guarda all'oggi perché siamo convinti già di essere in crescita, ma che guarda soprattutto al domani, perché senza questa lista il centro-sinistra non ha nessuna speranza di poter ricostruire una propria classe politica. Io credo che i giovani siano ovviamente sono il nostro presente e soprattutto sono il nostro futuro. Noi abbiamo il dovere morale di fargli capire qual è la forma migliore per trovare la direzione del loro presente. Dunque, un altro aspetto importante della lista Rinasci Marche appunto è quello legato alla quota rosa. Sì, noi siamo 4 donne su 7 candidati, per cui insomma una bellissima rappresentanza, sono molto felice e soprattutto spero che i cittadini colgano l'occasione, questa opportunità del doppio voto, no? La doppia preferenza, quindi uomo-donna, perché e soprattutto ecco, spero che le donne votino le donne, ma anche gli uomini devono votare le donne, perché dobbiamo arrivare appunto a questa, no, parità di genere, a questa pari opportunità, quindi che riconoscano anche gli uomini in noi donne quel contributo fondamentale in concretezza, in coerenza e anche coraggio di cui noi donne insomma ci facciamo portavoci e soprattutto ecco, di cui oggi la politica ha veramente bisogno. Abito lungo il litorale e sono nato in campagna. L'ecologia, l'ambientalismo e l'acqua pulita, i territori agricoli mi sono sempre stati a cuore. Votare la lista civica Rinasci Marche vuol dire non solo avere un programma certo da sviluppare immediatamente, perché è molto proiettato nella direzione degli investimenti che l'Europa ha messo a disposizione, per cui le innovazioni, le nuove tecnologie, le energie alternative sono tutte compatibili con il patto verde, con il territorio, per cui Rinasci Marche ne è la portatrice, la portavoce di cui inoltre queste sono assolutamente creative di lavoro per giovani e quindi di futuro, un futuro certo per imprese che durino nel tempo. Perché io per esempio sono rappresentante della Federazione Verdi per la nostra provincia, ho abbracciato diciamo, questa forza politica anche abbastanza di recente. Quanto è importante il turismo per, diciamo, per rilanciare dunque la Regione Marche e soprattutto votare la lista Rinasci Marche? Ritengo sia fondamentale votare Rinasci Marche in considerazione del fatto che c'è un progetto che ha abbracciato appieno Rinasci Marche e riguarda il rilancio del turismo, ma un turismo integrato con il rilancio delle località e dei borghi storici di cui è ricca le Marche. Quindi un progetto che possa contemplare un'idea di vacanza con un'esperienza a 360 gradi, un'esperienza sensoriale a 360 gradi. Si parte dal mare con una vacanza legata al sole, al mare,
per arrivare a conoscere i borghi di cui Erika Le Marche, la cultura, la musica, Gioacchino Rossini, Giacomo Leopardi a Recanati e le nostre risorse naturali, dal Parco San Bartolo per poi scendere nelle basse Marche col Parco del Conero. Rinasci Marche è centrata sul rilancio del turismo, il rilancio della cultura e dei borghi storici, sempre nel rispetto della tutela ambientale, ed è per questo che le idee locali e il rilancio del turismo confluiscono con quelle che Rinasci Marche, di cui Rinasci Marche si rende portavoce.